Se n'è andato? Mm-hmm. Ha preso le mie chiavi e tutto il resto. E da quanto? 10 minuti. Pensi che mi piaccia stare qua in mezzo a questi abiti insanguinati? Lo so che non ti piace. E allora? Almeno sei tranquilla con un cadavere vero. Metti giù la pistola, lo so che serve. Hai fatto? Sì, ho fatto! Vai! Allora vediamo come hai fatto $1 milione! No! Porta sfiga! Matt, aprila e basta. Ti ho detto di no, Matt! Sì, Matt, porta sfiga! Ma davvero? Tu fumi? Dai, anda su. Usciamo di qui, dai. Cosa? Lui è in macchina che va all'aeroporto e io ho 8 minuti per ammalarmi di cancro. Sì, va bene. Adesso dobbiamo aprire, eh? Lasciala fumare, no? Ah, adesso sei tu che comandi? No, siamo tutti soci. Me ne dai una? No. Il pacchetto è vuoto. Io ho fatto la maggior parte del lavoro, quindi me la prendo. Col cazzo! Cosa? Niente. Non mi è sembrato che tu avessi detto col cazzo. Ma col cazzo cosa? Ti sembra per caso che io non abbia fatto la mia parte del lavoro? È una truffa a tre uomini. Che richiede una donna. Ma dai, ma lui lo sa che sei una donna. Non avresti potuto farla con degli uomini, James? Pensi che non lo sappia, Anna? Il vecchio Matthew? No, no, io sono felicissimo del mio lavoro, assolutamente. Sì. Tu hai preso la macchina, la pistola, l'hai caricata a salve. Ognuno di noi ha fatto la sua parte. E io l'ho fatto un po' di più, ecco perché posso fumare. Ah, aspetta, improvvisamente non sei più felice del tuo compenso? No, mi piacciono i soldi. E allora qual è il problema? Il problema è che voglio 8 minuti per fumare. Lasciala fumare. E va bene! Va bene, fuma! Grazie, fuma. E poi, voglio vedere i soldi. No! Non succederà. Dai, abbiamo 5 minuti, non dico che dobbiamo... Ti ho detto di no, Matt! Sì, Matt, porta sfiga. Guarda che parlo sul serio. Ne sono sicura. Ma davvero? Dai, è solo dopo... No, Matt, no. Tu poi ti confondi, tu dovrai guidare, eh? Dai, però penso che mi sarebbe piaciuto... Che? Cosa, Matt? Cosa? Che mi sarebbe piaciuto vedere la mia parte. È tutto lì dentro, lo divideremo più tardi. E noi non l'ho mai visto $1 milione tutto intero. Nessuno di noi, Matt, ha mai visto $1 milione tutto intero. Ho capito, ma dopo tutto il lavoro che ho fatto... Ah, quindi neanche tu sei felice del tuo compenso. Che cazzo fai? Niente. No, James, Matt non è abbastanza contento del suo compenso. Sono 4 mesi di lavoro per un terzo di milione esentasse. E io dovrei avere di più. Sì, James. Tu pensi che lei dovrebbe prendere di più? No, no, no. Credo che io, tu. Sì. Sono 4 mesi su questo letto, io. Beh, in effetti tu avevi soltanto la pistola, Matt. Ah, e tu che cosa hai fatto, eh? Ma io ho organizzato tutto, ho fatto l'accordo. Avrei potuto farlo anche io, però. Ah. Beh, per questo avrei potuto farlo anche io. Bene, 2 contro 1. Sì, sì. Guarda, io penso solamente che dovremmo fare percentuali. Percentuali? Allora, io ho dovuto riciclare la pistola. Sì, io ho dovuto prenotare il biglietto aereo. Io ho dovuto... Io mi sono esposto! Tu ti sei esposto? Io probabilmente ho preso la clamidia. Quella si può curare con le pillole. E io non voglio pagare per queste dannate pillole. E te le pagherò io di tasca mia, va bene adesso? No! Voglio una fetta maggiore. E così vorrebbe anche Matt, giusto Matt? Ma noi abbiamo deciso parti uguali. E io ho cambiato idea. E io pure.
per questo che non vediamo i soldi. Ah, e perché? Perché guarda quello che combiniamo ancora prima di aprirla, questa valigetta. Beh, io sarei più contenta di un 40-30-30. E io prendo solo il 30. No, io ho dovuto comprare la macchina di tasca mia. Avevamo deciso parti uguali e truffa in tre. Ci sono tre parti. Il cervello, i muscoli e le tette. Ma dai, ma tu non sei solo tette. Wow. Beh, forse avrebbe potuto anche essere più esplicito, no? Anna, non hai nemmeno aspettato che ho venisse. Chiedi a James che cosa pensa che io faccia. No, no. Chiediglielo. Ok. James. James. Diglielo su. Cervello, muscoli e che cos'altro, eh? Beh, forse se non intendeva tette intendeva qualcosa di peggio. Comunque. Abbiamo giocato al poeta cieco. Credete che sia stato facile trovare il vecchio? Lavorarlo. Ma tu non hai dovuto scopartelo? O comprare una pistola pulita. Io mi sono esposto! Va bene. Allora facciamo 35, 35 e 30. Sì, facendo. Ok. Ah, mi state fregando sulla percentuale? Nessuno ti sta fregando. Però forse la prossima volta potresti metterle tu le tette? No, no, non ci sarà nessuna prossima volta. No, no. Forse dovrebbe esserci. No. Lasciamo che James prenda un piccolo... Ah, c'è anche il vecchio, ce l'avevo piccolo! Facciamo le battute sul pisello! Io sono seria. Non ci sarà nessuna cazzo di prossima volta. Beh, sarei stata più contenta senza il cazzo. Sto dicendo che non ci sarà una prossima volta. Facciamo un terzo, un terzo, un terzo. Ok, dai, finiamo così. Questo è per le tue malattie sessualmente trasmissibili. E da quando le medicine si comprano con 5 dollari, scusa? Ne vuoi 100? E tutto quello che ho? Sì. Me ne devi 5 per le sigarette. Bene, ti comprerò un pacchetto per strada. Adesso puliamo? Non ho finito di fumare. Matt, aiutami a pulire. No, no. Io voglio più di un terzo. Quindi, questo è un ammutinamento. Io ho dovuto cacciare tanti soldi di tasca mia. È la manodopera, caro. Non avrai più di un terzo. E allora io non pulirò. Dio, Matt, Dio. Tu sei sostituibile. Sei un prodotto. Sei fortunato perché io ti do la possibilità che di... cosa mi dai? È stata una mia idea. Oh. Ti ho coinvolto. Ci sono almeno 100 ragazzi che farebbero... Ah, oh, allora vai a sfruttare la manodopera sottopagata. Va bene. La prossima volta prenderò qualche bambino cinese. Vaffanculo! No, aspetta, Matt. Lasciami arrivare al punto in cui dirà che ci sono almeno 100 ragazzi. Ecco, 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 ci siamo. Ci siamo. Potremmo fare 50, 25, 25. Io prendo un po' di più perché dopo un po'. Matt, hai visto come ci tratta? Sì, ho sentito. Mi hai chiamato puttana? Sì, penso di sì. Ah! Nessuno ha detto che dovevi dormire con lui. Dormire con lui? Sì. Perché tu pensi che io abbia solo dormito con lui? Certo. Tipo che abbiamo fatto l'amore. Non ho detto questo, ma c'erano vino e candele. Questo garantisce il romanticismo. Ti avevo avvertito. Potevi anche soltanto provocarlo. Beh, si dà caso che con la provocazione non si ottengono 1 milione di dollari in contanti.
Sì, ma tu dovevi essere una pubblicità. Ma lui voleva il prodotto. E tu gliel'hai dato. Ora non accettava la parte dell'offesa. Ti ho anche procurato la valigia. Ok, ma non era come andare in un vicolo buio. E non chiamare la puttana! Adesso ti schieri dalla sua parte, eh? Sì, perché lei è la donna. Se per questo momento non ho bisogno che nessuno si schieri dalla mia parte. Matt, se tu fai così, lui farà di tutto per darmi meno soldi. Ma io non è quello che stavo dicendo, lo giuro. E va bene, va bene. Facciamo un terzo, un terzo, un terzo come stabilito. No, perché tu hai detto che il tuo valore è... Vabbè, cara, io sono un laureato. E io dovrei prenderti sul serio. Ho anche una borsa di studio. E quindi vale di più quella borsa. È stata una mia idea. Svegliati, Matt, allora. Tu sono stupido. Io sono una puttana e mi vuole di più perché ha la laurea. Ecco perché funziona, babe. Sì. Ah, e perché funziona, babe? Cosa vuole il problema con la gente come voi? No. È che non volete cose equo. Volete sempre di più di quello che volete? Ah, e allora adesso vogliamo ancora di più! Il proletariato farà la rivoluzione! Lavoratori del mondo, unitevi! Dai, Anna, facciamo 50 e 50. Ci sto! Dimentichi che ho la pistola! Ma dai, ma fa solo rumore, Ben. E chi ti dice che non l'ho modificata? Stai parlando con me? Ti tocca a me? Ma che vuoi fare? Il buco dello sterno? Sì, vabbè. Matt, apri la valigia. Ok. Te lo dico, non farlo. Ancora con questa sfortuna. Ben. Io ti ho avvertito! Va bene, dagli 50.000! No,